La prima immagine del film è un papa appena eletto, pochi minuti prima, che sta a pochi metri, a pochi gradini dal balcone, non riesce ad affacciarsi e scoppia a piangere. E scoppiamo a piangere in sceneggiatura, poi insomma non avevo calcolato che in realtà doveva sentirlo il cardinale che sta annunciando alla folla "abemus papam", quindi un pianto sommesso non l'avrebbe fatto voltare, non l'avrebbe fatto interrompere, e quindi insomma, diciamo, questo pianto poi è diventato un urlo. Ecco, da quella immagine poi sono venute altre scene, altri personaggi, altre situazioni, quando poi abbiamo deciso di inserire nella storia questo psicoanalista che viene chiamato a chiacchierare, diciamo, con il Papa. Mi sono buttato a pesce in questo luogo e comunque lei mi ha detto: "La Francia mi adora, l'accoglienza", sai? Sì, vabbè, come dire, finché dura, c'era mio padre che per la Francia, ormai che ci sono decine di milioni di francesi, insomma, c'è un pezzo di pubblico che è generoso con i miei film, finché dura. C'è mio padre che per un certo periodo ha cercato di ricominciare a chiamarmi Giovanni, il periodo del liceo. Io, latino e greco, ero, vabbè, diciamo, molto scarso, volevo dire una pippa, e però mi promuovevo, e lui diceva: "Giovanni, finché dura". Poi il primo liceo non è durato perché mi hanno bocciato, e quindi l'ho ripetuto il primo liceo, e quando ero ripetente, i ripetenti partivano sempre avvantaggiati, da ripetente mi hanno rimandato in tre materie a settembre. E latino e greco c'erano sempre, nel gruppo delle materie. Ecco, lui in Francia, finché dura, speriamo che duri, questo film compreso. Eh sì, si fa a Cannes venerdì 13, siamo superstiziosi? No, non siamo, no, basta sapere, no. E quindi così lui mi ha chiesto quanto c'è di autobiografico, ma insomma c'è un po' di me nel personaggio dello psicoanalista, c'è un po' di me anche nel personaggio di Michel Piccoli, nel senso che insomma un po' certi suoi scatti, certi suoi avvilimenti li conosco. La sinusite psichica è un termine da me inventato e che spero che entrerà a forza. Spero che entrerà a forza nei prossimi manuali di psichiatria, ed è come mi sento da circa 20 anni. Poi per quanto riguarda lo psicoanalista, ecco, non mi sento assolutamente più bravo lì. Prendevo in giro quel personaggio, ma prendevo in giro soprattutto quello che molti, diciamo, di questo piccolo mondo degli addetti ai lavori pensano che io pensi di me stesso, perché io ti assicuro che i registi, le registe, li conosco un po' tutti, quelli anziani, quelli di mezza età, quelli giovani, quelli considerati bravi e quelli considerati così così e quelli considerati proprio non considerati, quelli considerati simpatici e antipatici, quelli che fanno finché incassano e quelli che fanno finché non vede nessuno, e ti assicuro che sono decisamente al di sotto della media di presunzione del prodotto interno. Come persona, se sono pressappoco quello di una volta, ci sono pochissimi testimoni che lo possono dire perché ho litigato con quasi tutti. Quindi, nel giro di 35 anni, insomma, sì, ci sono un paio di persone, forse sono anche migliorato, eh? Però è patetico che lo dica io di me stesso. Penso, come spettatore, come regista, di non essermi allontanato troppo da me stesso di allora, nel senso che come spettatore è ancora intatta la curiosità di vedere i film degli altri. Sì, il film è nato già con questo finale. Questo
c'è un finale alternativo. Stasera è anteprima. E... sì, naturalmente. Sì, perché ed è questo forse che ha turbato non il pubblico normale, ma magari così che ha turbato. E volevo dare questa immagine di questo balcone vuoto con le tende rosso scuro che svolazzano e questo buco nero dietro il balcone dietro cui è scomparso quest'uomo. Ecco, capisco che sia un'immagine forte, però era quella che io volevo come conclusione del mio film. Poi non ho pensato a un finale alternativo, ho pensato in qualche modo per fare, insomma, io sto facendo una specie di avvicinamento a Margherita Hui, nel Caimano fa la moglie del protagonista che non sono io, si Orlando, si separa, qui fa la mia moglie separata, forse tra 3-4 film nel 2040 riusciremo a stare insieme. E allora non ho mai pensato a un finale alternativo per il Papa, ho pensato magari a un modo di metterli in un'unica inquadratura, però era difficile perché lui rimane dentro il Vaticano, lei sta in città, quindi insomma, era molto complicato, io che magari le mura vaticane e lei giù, insomma, quindi, però per il Papa sì.